Cari amici di Light Channel, la meditazione del mattino di questa giornata la troviamo nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 11 e al versetto 15. Leggiamolo insieme. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: «Il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed Egli regnerà nei secoli dei secoli». Questo versetto ci proietta alla fine dei tempi, quando il Signore Gesù ritornerà dal cielo e tutti i regni di questo mondo passeranno a Lui, ed Egli, dopo il suo ritorno, inaugurerà un regno che durerà per sempre. Di questo ci parla anche il libro di Daniele, che è molto legato al libro dell'Apocalisse. Nella profezia contenuta al capitolo 2, di un'immagine che il re Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva avuto in sogno. E Daniele spiegò al re questa profezia. La profezia parlava del succedersi degli imperi nel corso della storia, dal tempo di Babilonia fino alla fine del mondo. E parlando proprio della fine del mondo, il re aveva visto in visione una pietra che si era staccata non per opera d'uomo e che aveva colpito questa statua che rappresenta appunto i regni terreni, nei piedi, frantumandola. E ciò avverrà proprio al ritorno di Gesù. Nella Bibbia Gesù è paragonato diverse volte alla pietra angolare o alla rocca. E quindi il ritorno di Gesù porrà fine ai regni di questo mondo. E Daniele disse nella spiegazione del sogno al re che il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. A differenza dei regni di questo mondo che passano da una mano all'altra, che sono conquistati e che conquistano, il regno di Dio non sarà conquistato da nessuno. E questo regno, Daniele spiegò al re, che sarebbe diventato come un grande monte che avrebbe riempito tutta la terra. Questo stava a significare ciò che avverrà dopo il ritorno di Gesù. Il Signore stabilirà il suo regno proprio su questa terra, creerà nuovi cieli e nuova terra, e nel suo regno eterno non vi saranno né più la morte, né il dolore, né la sofferenza, né il male. Il Signore aspetta con grande desiderio il realizzarsi di questa profezia. E possiamo avere fiducia che questo è certo, come ogni altra profezia della Bibbia si è fedelmente adempiuta fino a questo punto. Possiamo avere piena fiducia che anche il ritorno di Gesù avverrà con certezza. Perciò questo giorno, più che una semplice speranza per il cristiano, è una certezza. Non sappiamo esattamente quando, sappiamo però che stiamo vivendo veramente nei piedi e nelle dita della statua di Daniele 2. Stiamo vivendo negli ultimi giorni della storia umana e presto il Signore ritornerà dal cielo ed è nostro privilegio e sarà nostra gioia, nostro onore, nostra gloria trascorrere il resto dell'eternità in una relazione perfetta, in piena unione, comunione con il nostro Creatore e con il nostro Redentore. E la mia preghiera è che io possa essere presente in quel giorno e non solo io, ma anche ciascuno di noi che amiamo il Signore e la sua venuta. Amen. Vogliamo pregare insieme per chiudere questa meditazione. Caro Padre, ti ringraziamo per il dono della parola, per il dono delle profezie in essa contenute, che ci parlano della storia del mondo, ma anche ci danno una speranza riguardo al futuro. Sappiamo che questo mondo, che è in preda al caos, non durerà per sempre, che Satana non trionferà sugli uomini, ma che alla fine Gesù si alzerà e regnerà per l'eternità. E il suo regno sarà un regno nel quale abita la giustizia, come Pietro disse. E noi vogliamo ricercare questa giustizia e il suo regno, prima di ogni altra cosa, su questa terra, in attesa di quel giorno glorioso, quando il Signore trasformerà i nostri corpi in un batter d'occhio e saremo sempre con Lui. Possiamo essere trovati noi fedeli a Lui in quel giorno. Questa è la nostra preghiera e ti ringraziamo perché già stai operando e continuerai a operare, perché questa possa essere anche la nostra reale esperienza. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.